La lezione che mi appresto a fare è relativa al disegno della funzione logaritmo e quindi una funzione y uguale logaritmo, prendo un logaritmo con una base qualsiasi, in questo caso 2 di x. In particolare sono stato attento a scegliere una base che risulti essere maggiore di 1. Vedremo nel corso della lezione come questa scelta impatta il disegno del logaritmo stesso, della funzione logaritmica. E il sistema di assi cartesiani, che ospiterà il grafico del logaritmo stesso, e passo alla costruzione della funzione logaritmo attraverso una tabella che porta alcuni valori del dominio e i risultanti valori del codominio. Si deve tenere in considerazione che andare a cercare il logaritmo in base 2 di x sostanzialmente significa andare a cercare quell'esponente y da dare a 2 affinché il risultato sia x. E questo è il significato della funzione logaritmo. Alcuni valori possibili da dare all'argomento, 4, 2, 1, 1/2, 1/4 e poi vedremo così via. Essendo l'argomento del logaritmo x il risultato di un'operazione di tipo esponenziale, esso deve essere, per quanto riguarda il dominio, strettamente maggiore di 0. Cioè non è possibile che questa funzione esponenziale mi dia un risultato uguale a 0 o minore di 0. Questo ci porta a escludere dal piano, dal sistema di assi cartesiani, il semipiano con le x negative e a costruire il grafico corrispondente, che sarà solamente un grafico avente le x, avente punti con x positiva. Qual è l'esponente che devo dare a 2 per ottenere 4 come risultato? Questo esponente è 2. Qual è l'esponente che devo dare a 2 per ottenere 2 come risultato? L'esponente unitario. L'esponente da dare a 2 per ottenere 1 come risultato è 0. Considerando 1/2 come 2 alla meno 1 e 1/4 come 2 alla meno 2, si rende più esplicito il fatto che l'esponente da dover dare a 2 per ottenere 1/2 risulta essere meno 1 e l'esponente da dare a 2 per ottenere 1/4 risulta essere meno 2. E vado a graficare questo gruppo di punti partendo da uno in particolare, che è questo, che risulterà appartenente sia a questo grafico di questa funzione logaritmica particolare, ma in generale a tutte le funzioni logaritmiche. Il punto 1, 0 è un punto che è in questa posizione, 1, 0. Se aumento di 1 l'argomento, quindi l'argomento vale 2, la funzione logaritmo mi dà un risultato di tipo unitario e quindi un punto posizionato qui. Se l'argomento aumenta fino a 4, allora la funzione logaritmo mi dà come esponente il 2. Quindi ad un aumento di un certo tipo sull'asse delle x corrisponde un aumento minore sull'asse delle y. Se ho un argomento che è 1/2, quindi sono posizionato qui, il risultato del logaritmo risulta essere meno 1, quindi un punto qui. Se l'argomento risulta essere 1/4, quindi la metà di 1/2, il risultato del logaritmo risulta essere meno 2 e se proseguissi nel diminuire mantenendo una certa connessione con le potenze del 2, diminuire progressivamente il valore dell'argomento, beh, il valore del logaritmo diminuirebbe anch'esso
e in particolare se questo argomento tendesse a diventare un argomento nullo, il logaritmo tenderebbe a meno infinito. Questo significa che la funzione logaritmo presenta un asintoto verticale a cui il grafico del logaritmo si avvicina ma che non raggiunge mai, e poi passa per il punto 1, 0 ed ha un andamento simile a quello di una funzione di tipo esponenziale di questo tipo. E la redazione di questo grafico logaritmico è stata ottenuta attraverso, è stata ottenuta per punti e per successiva interpolazione di questi punti, però l'andamento, diciamo, anche se costruito con un numero di punti abbastanza basso, è abbastanza intuitivo. Questo consente di vedere che la forma della funzione logaritmica in qualche modo sarà relazionabile a quella della funzione esponenziale già studiata, quindi della funzione alla x con argomento x, che è invece una funzione che è possibile calcolare su tutto l'asse reale. Che cosa succede nel momento in cui la base, invece che 2, dovesse cambiare e dovesse diventare ad esempio 10? Beh, la struttura non cambierebbe, passeremmo sempre, proviamo a tabellare qualche numero, e 10, 100, 1, un decimo, un centesimo. L'esponente che devo dare a 10 per ottenere 10, l'esponente che devo dare alla base 10 per ottenere l'argomento 10 risulta essere 1. L'esponente che devo dare a 10, cioè alla base, per ottenere l'argomento 100, 2. L'esponente che devo dare a 10 per ottenere 1 come risultato è 0. Quindi anche qui un passaggio per il punto 1, 0. Meno 1 per ottenere un decimo, meno 2 per ottenere un centesimo. Quindi il grafico risulta essere abbastanza simile. L'unica differenza è che, per esempio, il punto di ordinata 2 non lo ottengo più per 2, come quando la base del logaritmo era 2, ma lo otterrò per 10, anzi per il punto di ordinata 2, che è questo qui, che prima ottenevo quando l'argomento era 4, adesso lo ottengo quando l'argomento è 100. Questo significa che il grafico si rende più vicino all'asse delle x, e quindi con un aumento dei valori di y meno marcato che in precedenza rispetto all'aumento dei valori di x. Vediamo che cosa accade invece quando la base cambia e diventa una base minore di 1. Ipotizziamo una base 1/2. La tabella che mi permette di, quindi 1/2 è la base elevato alla y, risulta essere l'argomento x, il sistema di assi cartesiani. Partiamo da un punto con x uguale a 1. L'esponente da dare alla base 1/2 per ottenere come risultato 1 è 0. Se l'argomento fosse 1/2 stesso o 1/4 ad esempio, l'esponente da dare alla base 1/2 per ottenere 1/2 come risultato è 1. L'argomento per esempio cambia e diventa 1/4. Per ottenere 1/4 da 1/2, beh, l'esponente deve diventare 2. Che cosa succede invece se l'argomento risulta essere 4? Beh,
un mezzo alla quanto è uguale a 4, considerato che questo è un numero maggiore di 1, in qualche modo devo invertire questa frazione interna e quindi elevarla ad un numero negativo. Se la elevassi a meno 2, questo esponenziale sarebbe equivalente a un mezzo invertito, quindi 2, elevato alla più 2 uguale a 4, quindi in effetti il risultato del logaritmo è meno 2. Se l'argomento fosse 2, il risultato sarebbe meno 2 perché un meno 1, perché un mezzo alla meno 1 mi dà 2, e vado a redarre questo grafico partendo dal punto cardine che è il punto 1, 0. Il punto 1, 0, se l'argomento diventa un mezzo, quindi sono qui, il risultato diventa 1, quindi un punto presente è qui. Se l'argomento diventa un quarto, il risultato diventa 2. Se l'argomento aumentasse, cioè diminuisse, e lo faccio diminuire sempre relazionandolo alle potenze di 2 per semplicità di calcolo, l'argomento diventerebbe 3, 4 affinché un mezzo alla quarta dia 16, 5 e così via. Quindi all'avvicinarsi allo zero dell'argomento il risultato si avvicina a più infinito. Questo significa che c'è un asintoto sempre verticale, come nel caso precedente con base maggiore di 1, ma in questo caso l'avvicinamento si ha per le y che vanno a più infinito. Cosa accade in quest'altro quadrante? Beh, se l'argomento dovesse essere 2, il risultato della funzione meno 1, se l'argomento dovesse essere 4, il risultato della funzione meno 2 e così via. Abbiamo un grafico di questo tipo rispetto a un precedente grafico che vi ricordo era venuto in questo modo. Quindi abbiamo che ad un aumento dell'argomento del logaritmo corrisponde una diminuzione del risultato. Questo tipo di osservazione, che vale quando la base A risulta essere minore di 1, sarà un'osservazione utile nel momento in cui affronteremo disequazioni di tipo logaritmico che porteranno a rapportare le relazioni tra i logaritmi in corrispondenti relazioni tra gli argomenti.